Quindi su questo terreno appunto della condanna reciproca dell'usura, ormai noi siamo abbastanza laicizzati, diciamo così, però ancora viviamo nel solco di questa tradizione, è utile un confronto. Dicevo stamattina, ci dicevo un'ora fa, che appunto quando sono stato in Libia in altri paesi arabi, notavo che il tasso di interesse, cioè i mutui per esempio, erano bassissimi, il 2% in Libia alla fine degli anni 80. E allora, come da analisi che ci dicono, per caso la guerra di Libia è stata anche uno scontro attorno non tanto al petrolio, c'è proprio un articolo che circola in rete, non mi ricordo di chi, e che pone questo. Petrolio o banche, un sistema bancario ancora statale e una politica finanziaria che certo è interna al sistema capitalistico e però contrasta certa finanza laica, come dire, estremista, e quando diciamo laica sappiamo di che cosa parliamo. Ecco, nel Corano c'è scritto al versetto 278: voi che credete dovete parlare e rinunciare ai profitti dell'usura se siete credenti. Ovviamente dietro c'è il conflitto fra le carovane mercantili, i mercanti arabi, come dire, la comunità ebraica di Medina, che stava seduta, diciamo che erano mercanti che erano seduti nelle loro botteghe e soltanto attraverso il prezzo di denaro riuscivano ad avere una crescita appunto della loro ricchezza. Però questo incontro io lo pongo come questa possibilità di incontro come un problema teorico su cui lavorare a partire, diciamo, da quello che oggi commemoriamo, cioè Ovidio. Io chiedo scusa di aver parlato sicuramente troppo, è stato un doppio intervento, però queste tematiche sicuramente avremo modo anche di affrontarle in futuro. Come facciamo?